Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Madagascar, il videogioco. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. La scorsa puntata ci siamo lasciati con inseguimento a New York, oggi invece ammutinamento. Qua sotto tra l'altro c'è uno dei minigiochi secondo me più belli, il gioco del lancio del disco, che è fighissimo, dovrei sbloccarlo. Magari a fine serie faccio un episodio cumulativo dove facciamo tutti i minigiochi. Vediamo. Ammutinamento. La voce dei pinguini non mi piace, purtroppo. Marty, spero che ora tu sia contento. Forse lo sono. Pensa al lato positivo. Verremo condotti in posti interessanti e ci offriranno regali accompagnati da belle canzoni. Sì, come no. Perché devi essere sempre così negativo, Alex? Come no, il lato positivo. Questa è la cassa più scomoda in cui sia mai stato rinchiuso. Mi viene da invidiare chi viaggia in classe economica. Senti, non mi pare di avere costretto nessuno a venire con me. Ehi, volete farla finita? Il vostro battibecco non fa bene alla mia sciatica. Povera giraffa. La volete piantare tutti quanti? Cerchiamo di essere positivi e reattivi. Sapete, qui dentro mi sembra di vedere qualcosa di scuro. Ah, oh, fantastico! Shh. Ma io... Ma che tra l'altro... Cos'è stato? A lei hanno scritto Kenya, agli altri non vedo cosa c'è scritto, mi sa niente. Ah, i pinguini. Bene, soldati, ora che siamo usciti da quelle celle, procediamo verso il prossimo obiettivo. Ma qual è il prossimo obiettivo, Skipper? Esatto. Mi hai preceduto, soldato. Il piano dovrebbe essere di rotare questa nave verso l'Antartide. Qualcuno ha qualche idea? Personalmente metterei ai ferri il capitano e tutta la ciurma. Sì, Kowalski, è esattamente questo che si intende con dirottare. Voi ragazzi restate qui a presidiare il forte. Io vi farò sapere quando si può avanzare. Bene, livello coi pinguini. Vai in ricognizione per trovare un punto d'incontro, poi chiamaci. Certo, come no. Allora, fammi vedere. Allora, quadrato, attacco. Con X salto, perfetto. Attacco in salto. Sì, c'è, ma non è granché. Ok, vediamo. Bene, devo solo ricordare l'addestramento corpo a corpo. Per prima cosa devo fare una scivolata verso quel marinaio premendo il tasto di attacco. Dopodiché lo metterò KO con un colpo di karate premendo nuovamente il tasto di attacco. Ok, per la scivolata vuol dire che mi devo muovere? Ecco fatto, semplice. Mi dai i soldi? Non credo. Credo stia solo scomparendo lentamente dall'umanità. Delle vite. Queste le prendiamo volentieri. Cosa abbiamo cosa qua? Cosa state facendo? Quelle casse contengono medicine. Qualsiasi medicina potrebbe andar bene. No? Niente argomenti con l'ippopotamo? Peccato. Allora, la porta è chiusa. Devo trovare una chiave per aprirla. Andiamo a cercare questa chiave che è dall'altro lato, tra l'altro. Allora, proseguiamo e vediamo che cosa troviamo. Bello, questa scatola ci speravo di trovare qualcosa, però mi hanno solo truffato. Allora, scusami, da dove è uscita fuori? Ah beh, è vero, abbiamo ancora il magnete. Però, ecco, io tutte ste monete faccio prima a saltellare in giro e vedere dove sono. Fin qui tutto bene, ho raggiunto il primo punto di raduno. Devo aprire la porta di quella gabbia, poi posso usare il tasto di azione per richiamare i soldati. Sì, ma perché loro non possono farsi sto percorso come noi? Apriamola. Ecco fatto. E richiamiamo tutti. Ricevuto! Ok ragazzi, procediamo! Sono così inutili gli altri pinguini, alla fine facciamo tutto con uno. Anche perché il tizio lì... Sembra che quel marinaio abbia mangiato troppi steroidi. Esatto. Conviene fare attenzione con uomini del genere. Esatto, era quello che volevo sapere. Via allora. Andiamocene. Cazzo, il magnete è di un'utilità immensa.
Sembra che dobbiamo attraversare il tubo. Avanti. Un due. Avanti. C'è proprio neanche la voglia di farlo. D'accordo. Ma che poi, perché li ho dovuti chiamare? Cioè, non bastava a questo punto fare una cosa, fermo? Ecco fatto. Vorrei provare a vedere. Ehi, sei mio micetto. Non sono un micio, però va bene. Vai in ricognizione, tra... Sì, grazie. Sta per succedere qualcosa di brutto. Volevo vedere se lui potevo ucciderlo o meno. A quanto pare i tizi grossi sono solo da evitare. Allora, attenzione. Grazie Magnete, sei la mia salvezza per trovare tutte le monete in queste zone. Ecco fatto. Un bel colpo di karate qua, dietro il capocollo. Allora, questo viene con me. Beh, con 6 vite in più ce la caveremo egregiamente, devo dire. Che poi in realtà non mi serve neanche più andare alla ricerca delle monete, visto che con il Magnete sono loro a venire da me. Benissimo, direi, no? Allora, apriamo e passiamo. Ah, guarda, proprio tutte le monete che mi arrivano addosso, neanche a chiederle. Allora, fermo. Manca la televisione. A te manca la televisione, eh? E allora rimanevi a casa. Allora, di qua non si va, quindi chiamiamo tutti. Forza! In marcia! Che poi mi sono... Un due! Oh no, dovrò sbarazzarmi dei marinai prima di poter chiamare i soldati. Ok. Che poi mi stavo giusto esattamente per dire questa frase, ovvero che mi sono ricordato del perché dobbiamo uccidere... Ora ti ho preso! Del perché dobbiamo uccidere tutti, perché sennò loro non passano. Ecco fatto, ora ti ho sistemato e mi riprendo anche la vita. Dunque, dobbiamo liberare il passaggio. Mi fa venire un'idea. Potrei usarla per eliminare le guardie. Direi che è una bella idea. Ecco qua. Ehi, chi sta usando la gru? Sarà un piacere. Allora. No. Non è giusto. Allora, aspetta. La gru non è perfetta, purtroppo. Lascia perdere. Non mi ecco pagano qua. Abbastanza per pensarci. E tu vai qua dentro. Poi... E dai, maledetta gru. Devo prenderlo preciso. Ma dai, è scappato. Fermo. Dana, io vi ammazzo. Attenzione. Fermo. Preso. Non puoi farmi questo. E invece, guarda un po', lo sto facendo. Che poi questo è un cuoco? No, è un marinaio. Sto dicendo, è un cuoco o un marinaio questo qua? E tu vai qua dentro. Lascia perdere. Non mi pagano abbastanza per pensarci. Vai qua. Soffro di vertigini. Tutti catturati. Dunque, richiamiamo i soldati. Forza, in marcia. Un due. Vediamo se si vedono. No, non lo so. Forse si vedono dalla gabbia i tizi che abbiamo preso. Ok, proseguiamo. E passiamo di qua. Soldi? Niente stavolta. Beh, 5 monete. In realtà però anche col Magnete ne abbiamo trovate fin poche finora, Però qualcuna sarà nascosta dentro questi armadietti, se riesco a passare. Posso accedere. Ah, me la ricordo sta zona. Allora, chiamiamo tutti. Che poi come fanno a sentirci? Forza, in marcia. Un due. Dobbiamo salire lungo il condotto d'aerazione. Ok, saliamo per il condotto, però volevo vedere l'altra zona se c'era qualcos'altro prima. Forse ho fatto una cazzata, eh? Ma questo lo prendo con me. Grazie. Allora, tipo grosso, quindi non possiamo passare da lì. Direi, prima di tutto, entriamo qua allora. Chissà cosa stiamo trasportando, senza occhiali non vedo niente. Cosa vuol dire?
Allora, soldi? Niente. Ah, posso attivare i cessi. Giustamente, è un'idea. Oh, ma da che parte è tutto vento? Grazie. Ehi, aprila. Bravo. Dai, su, forse ci arriviamo a 100 monete. Dai. Porca, ecco qua. Vediamo, eh. Forse devo uccidere lui prima. Tanto il tizio là sembra che non ci veda, quindi abbiamo appena ucciso il suo amico e non dice assolutamente nulla. E ci ha visto, cioè non è che siamo chissà quanto lontani, però vabbè, dettagli. Ok, una chiave che per ora non so cosa ci porterà. Ecco qua, come mi ricordavo. Mi ricordavo infatti la cosa dei cessi. Eh? Cosa era quel rumore? Oh no, è scoppiato tutto. Oh no, è successo ancora. C'è qualcosa che non va nelle tubature. A quanto pare. Io non intendo pulire. E io invece vi chiudo dentro. Aspetta, aspetta. Arrivo. Io non intendo pulire. Sì, l'avevo capito. Ciao. C'è qualcosa che non va nelle tubature. Allora, ora possiamo proseguire. Fermo. Girati, perfetto, bravo. E ora muori. C'è qualcosa dentro questo armadietto? Sì. Perfetto. Ora, grazie. E richiamiamo tutti quanti. Conquisteremo la sala radio o moriremo provandoci. Moriremo provandoci. Mi piace il fatto che in alcune parti scivolano. Che poi era necessario farle vedere tutte. Perché mi sono teletrasportato subito qua? Tutte ste scene dove alla fine loro si muovono. Cioè, andava bene anche solo che che facesse un piccolo taglio. Ok, andiamo, eccoci. Allora, ma sto magnete è fantastico. Comunque, lì c'è la trombetta. Però ovviamente dovremmo usare questo rampino per tirare su i nostri cari nemici, perché sennò non passiamo. Il tizio grosso è grosso. Una cassa piena di palle da bowling. Che coincidenza. Le guardie laggiù sembrano tanti bei birilli. Vorrei usarla. Madonna mia. Finirà picchiando più velocemente di un sasso. Ho capito però che forza c'ha sto pinguino. Dio mio. Aspetta, ho capito. Ora me lo ricordo. Vieni con me. Vai. Pam, in faccia. Complimenti. È morto? Direi di sì. Allora, prendiamoci tutte le monete che ci sono in giro, che non si sa mai. Mi serve l'aiuto della truppa per salire la scala. Ma non è vero, prima l'hai passata senza problemi. Forza, in marcia! In marcia! Un due! Ok, vediamo anche sta scena. Riguardiamocela tutta, tanto. Eccoli qua. Forza, su, saliamo per questa scala. Visto che prima ce l'ho fatta da sola e ora ho bisogno d'aiuto. Con la scala. Perché? Cioè, come? Come? Allora, sarà un piacere. Vabbè, dai, non discuto. Non discuto perché è un Lascia gioco per perdere. Bimbi. Non mi pagano abbastanza per pensarci. Vieni, no. Mettimi Ehi. Giù, maledetta crew. Vieni qua con me e stai qua dentro. Poi tocca a te ora. Ehi, dai, ti sei spostato di pochissimo. Vieni qua. Non sono assicurato. Aspetta, vorrei provare una roba. Non mi ricordo se si può fare. Non è giusto. Vediamo.
mettimi giù! Deh! Uomo e mare! Mettimi giù! Dai, però! Non riesco a raggiungerlo! Tu qua dentro! Quel tizio là mi stava antipatico, quindi. No, non ehi. Puoi farmi questo! E invece te lo faccio, guarda! E ti butto anche a mare perché sono stronzo! Bene, ragazzi, via libera, procediamo! Quella cassa gliela possiamo lanciare in testa alla gente? Aspetta, vediamo. Perché si è silenziato tutto ora? Tre porte ci separano dal ponte superiore. Usa la gru per portarci dove ci sono quei pulsanti. Così apriremo le porte. Però prima fammi vedere che cosa si nasconde dietro queste casse. O sotto queste casse in questo caso. Solo monete? Sì, due monete da 10, buttale via. Cioè, due monete da 5, ho sbagliato. Vediamo se c'è altro che posso muovere. Non mi sembra, quindi. Forza, ora tocca a voi, piccolini. Allora, tu vai qua dentro. Pluff. Tu vai invece qua sopra. Adesso lo butto a mare. E tu invece vieni con me e ti porto qua. Vai, non posso muovermi più di così io. Ok, e anche questa è andata. Però vorrei capire come arrivo dove ci sono quelle due monete. Beh, ci pensa loro. Ci pensano loro con il magnete ad arrivare da me. Forza, vieni con me, soldato. Allora, tutto è aperto, sembra di sì. Vediamo cosa c'è da questo lato. Penso niente. E infatti è così, scusa un attimo. Ma dai, si vede. Si vede la mia ombra nel muro di sopra, nel pavimento, guarda. Che cosa triste. E anche tu, soldato, vieni con me, forza. Ush. Grazie. E stavolta il pulsante. Prima di aprirla mi conviene chiamare qui gli altri soldati. Va bene. Forza, andiamo! Forza, in marcia! Un due! Chissà se riusciamo davvero a prendere tutte le 100 monete in una botta sola. Non credo. Penso che in un pezzo io abbia saltato una zona. Non ne sono sicuro, eh. Vediamo, Questo posto si sta facendo affollato. Forse è meglio usare quella scatola di cartone per superare i marinai. Va bene. Momento Snake, allora. Ho un brutto presentimento su questo viaggio. Io posso attaccare? Sai che non lo so? La nave sembra instabile. Il mare è grosso e Mercurio non è favorevole. A parte questo, tutto va a meraviglia, anche se... Ma stai buono. Allora, la scatola mi riappare, poi? Sì, devo andare a riprenderla ogni volta. Va bene. Allora, questi non li posso ancora aprire finché non uccido tutti quanti. Quella cos'è? Un arpione? È una pistola? È troppo bello, capace e in gamba. È wow. Troppo modesto. È troppo modesto anche. No, di qua. Perfetto. Un altro marinaio andato. Riprendi la scatola. Penso che i marinai che passano per questa porticina siano finiti ora. Quello che rimane... Se riuscissi a raggiungere quel fucile, potrei sicuramente risolvere il problema delle guardie. Beh, potresti. Ora ma... ci penso, le navi non mi piacciono. Pure. Ma perché farlo? Vabbè, dai, usiamo la pistola. Prendete questo! Pure! Che pistola è che spara sti proiettili? Un colpo potrebbe non bastare. Allora, è una pistola magica che spara proiettili verdi e soprattutto infiniti. Ecco fatto. Qualcun altro che vuole fare a botte con un pinguino armato?
Qua le freccette funzionano? No. Ci ho sperato, però, in realtà, devo dire la verità, che sparandogli magari uscisse qualcosa. Vediamo, magari c'è qualcosa. Dovrò chiamare i soldati. Quanto ci fai? Ah no, invece no. Andiamo a vedere. La cabina safari. Oh, attenzione. Attenzione prima di andare di qua, allora. Perché magari poi non mi fa più tornare. Prima di proseguire, apriamo tutti questi armadi e vediamo che cosa c'è. Grazie. 81 monete, vabbè, ci sta. Allora, qui c'è bisogno di un pulsante. È la cabina safari? È la cabina safari, ok. Quindi tutto quello che dobbiamo fare è ammazzarlo. E penso che arrivare da dietro le spalle sia l'unica soluzione pratica. No, prendi la scatola prima. Ok. Credo che lui non sia ammazzabile. Credo che lui non si possa uccidere, quindi via. Ce ne andiamo con la chiave e stiamo tranquilli. E ora che abbiamo la chiave, via, apriamo e proseguiamo. Oh no. Oh, ma da che parte è il sottovento? Uno ha scorreggiato o ha russato? Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco fatto. Ok. Non posso farci niente con questi. Volevo ucciderli, lo ammetto. Qua c'è la trombetta, però io ho paura che loro si vengano sgamati così, Forse no, eh. Ora attaccheremo la sala mensa. Niente prigionieri. Pure. Il primo piano con loro dietro la schiena. Benissimo, eccoci a poppa. Allora, dovremmo salire. Datemi una mano con la scala. Ma prima ce l'hai fatta salire la scala da solo. Non hai bisogno di loro. E perché loro sono riusciti a salire da soli e tu no? Andiamo. Guarda. Ecco la porta della plancia. Ste incongruenze narrative, eh? Allora, prima di andare avanti per la plancia, vediamo se ci sono delle monete. Esattamente. Ok, ce ne mancano solo 12. Potremmo averle perse, quelle 12 monete. E credo di sapere in che zona. Una delle iniziali, perché mi ha fatto subito il taglio che è andato avanti in un'altra zona lui da solo e non mi ha permesso di tornare indietro. Ci siamo, ragazzi. Il nostro obiettivo è vicino. Andiamo. Fermi tutti. E ti pareva. Per voi, Anatrocoli, il viaggio è finito. Ci ha chiamati Anatrocoli. Prendiamolo. Quel maledetto bastardo. Prendete questo. Dove stai mirando? Ma muori. Mi fa piacere che poi il capitano di questa nave sia un tizio sveglio, eh? Ora ci penso io. Dobbiamo fare attenzione a lui dove si trova, perché se ci spara è la fine. Ma poi gli altri pinguini. Grigliata di pinguino, mi sembra giusto. In realtà dobbiamo uccidere i marinai, non dobbiamo neanche uccidere lui. Perfetto. Ah, ora dobbiamo uccidere lui. Ok, un colpo è andato. Due colpi andati. Vediamo se posso spammare. No, eh. Tre, questo è un cacciatore esperto, poi. 4 colpi andati. Meno male che i colpi erano infiniti, guarda. Streccate. E ora la nave è nostra, ce soldati. L'abbiamo fatta. Complimenti a tutti, ragazzi. Soprattutto a te, Rico. Sì, ottimo lavoro. E ora, Skip.
Abbiamo raggiunto l'obiettivo. Ora dobbiamo solo capire come funzionano i comandi della nave e condurla verso l'Antartide. Mi sembra giusto. Aiuto! E i nostri eroi caddero in mare, morirono affogati e la serie di Madagascar finì così. Nuovo livello sbloccato! La giungla misteriosa. Grazie. Prima di chiudere la puntata come ogni volta, ci prendiamo qualche oggetto al negozio. Minchia, la salute extra, possiamo farne quante ne vogliamo. Prenderei le orme infiammate, così per sfregio di quelle 50 monete, anche se potrei prendere un altro salute extra. Ma prendiamo la salute, dai. La salute arriva al massimo di 10 e l'ultima costerà 100 forse, ma non lo so. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.